Da poche ore è arrivata l'ufficialità, Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, una Samp che riparte con Pirlo dalla Serie B. E quindi, signori, ben ritrovati in questo nuovo episodio, il primo di una nuova operazione di rinascita con la Sampdoria di Pirlo, ripartendo proprio dalla Serie B. Da Torino a Genova, sponda blu cerchiata, non è il percorso di Andrea Pirlo, ma è il nostro percorso che potete trovare qui all'interno del nostro canale, perché la vecchia operazione di rinascita è stata fatta con la Juventus. Vecchia squadra di Pirlo, una operazione in nascita che potete ritrovare tranquillamente nella playlist. Questa serie, questo format è un format molto veloce, molto rapido, una stagione, un episodio e vedremo poi quanti episodi fare e di conseguenza quante stagioni fare qui con la Samp di Andrea Pirlo. Giorni molto difficili per un tifoso doriano, non solo nella scelta dell'allenatore. Per chi segue le vicissitudini, per chi ha avuto modo di così di seguire un po' il calciomercato delle panchine, sa che Pirlo è stata una scelta di questi ultimi giorni, di queste ultime ore. Ad inizio settimana sembrava tutto pronto per la presentazione dell'ex allenatore del Frosinone Fabio Grosso. Invece, nel giro di 24 ore salta tutto e Pirlo diventa il nuovo allenatore della Samp. E io quindi devo annullare la vecchia registrazione e passare poi a questa nuova, dove vi presento la Samp di Andrea Pirlo. Tra qualche giorno, sugli shorts di YouTube, su TikTok, su Instagram, inizierò a portare dei mini video dove vi andrò a consigliare progetti per eSports FC 24 o altri calcistici. La Samp sicuramente sarà protagonista di uno di quei mini video, perché come posso non consigliare la Sampdoria? Un progetto che secondo me è proprio. Ti chiama e dice: prendimi, giocami, fai quello che vuoi. Poi chiaramente bisogna vedere se sul prossimo EA ci sarà effettivamente la Serie B, ancora purtroppo non confermata. Ma noi speriamo di sì, speriamo di poter giocare, di essere protagonisti con la Sampdoria, che ricordiamo è comunque partner di EA, quindi sarebbe anche strano un suo mancato utilizzo. Però a prescindere da come andrà il mercato, secondo me è proprio uno di quei progetti da giocare assolutamente nella prossima edizione di eSports FC. Prima però di parlare di calciomercato, perché ragazzi, calciomercato nel senso rivoluzione, rebuild totale, qua si passa da una squadra formata da giocatori che non dico che potenzialmente potevano pensare di raggiungere l'Europa, ma sicuramente parte alta della classifica, forse parte sinistra della classifica, almeno metà classifica, invece è stata l'ultima squadra, la peggiore poi effettivamente del campionato. Ma parliamo prima di modulo, perché nuovo allenatore, nuovo modulo e 4-3-3 di Pirlo che ha utilizzato nella sua esperienza in Turchia. Nel rispettare quindi il nuovo protagonista, il nuovo allenatore, cambiamo modulo. Non più difesa 3, non più quindi le idee portate da Dejan Stankovic, ma nuove idee, nuovo modulo. Le idee di Andrea Pirlo. La parte più complicata, la parte più difficile, chi resta, chi va. Andranno via tantissimi, ragazzi. Andranno via tantissimi giocatori. Audero sicuramente fa parte della lista partenti. Falcone credo che nella realtà sia stato riscattato ufficialmente dalla Sampdoria, quindi lo richiamiamo, sarà lui il portiere titolare in Serie B. Ma probabilmente faccio prima a presentarvi quelli che secondo me rimarranno poi giocatori della Sampdoria anche nella prossima stagione. Tommaso Augello, ricercato dal Cagliari di Ranieri. Hanno proposto uno scambio, ma la Samp pare aver rifiutato, quindi o arriva un'offerta irrinunciabile o Augello è destinato a rimanere alla Sampdoria. Non credo che Conti sia pronto a lasciare la Sampdoria. Secondo me è uno di quei giocatori che alla fine può tranquillamente rimanere, è un giocatore sfortunatissimo, tormentato da tanti infortuni, ma non vedo in Conti un giocatore pronto a partire, pronto a lasciare. La situazione di Verre non la conosco, non so se ci sia una condizione, un obbligo di riscatto, un diritto o prestito secco. Però porta esperienza, d'utilità e sinceramente io lo andrei a richiamare. Quagliarella secondo me rimane, l'ha già detto, mi metto a disposizione della Samp. Non pensando di vederlo sempre coinvolto in Serie B, secondo me sarà un minutaggio abbastanza simile a questa stagione, ma un Quagliarella che non può lasciare proprio nel momento di maggiore difficoltà, un giocatore del genere, secondo me, esattamente come Mimmo Criscito al Genoa, rimane o come Criscito torna, ma comunque vuole, nonostante l'età, nonostante tutto, aiutare la squadra. Sostanzialmente basta, ragazzi. Poi è chiaro, gente come De Luca o qualche altro giovane rimarrà, ma tutto il resto non lo vedremo probabilmente nella prossima stagione in Serie B. Tra giocatori attualmente in prestito,
Tra giocatori che sono in prestito altre squadre, come Antonio Candreva, ha fatto una stagione alla Salernitana eccezionale, straordinaria, una delle migliori stagioni di Candreva in questi ultimi anni. Sinceramente, non credo minimamente alla possibilità di vedere Candreva nella prossima stagione alla Samp in Serie B. Quindi lui, come tantissimi altri elementi, valigia in mano, pronti a salutare la Genova blucerchiata. Il punto di domanda è Manolo Gabbiadini, non ho la più pallida idea. Secondo me ha molte richieste, tante squadre sono interessate a lui, ma non lo so, ragazzi, sinceramente non so davvero qui come agire. Io personalmente lo darei via solo ad una offerta veramente importante. Vivaio vuoto, perché ho eliminato tutti i giocatori presenti di default nel vivaio appena avviato il save. Comprando l'edizione Ultimate abbiamo sicuramente la certezza di avere un elemento top nel vivaio, ma siccome non volevo aiuti da parte del gioco, ma volevo scoprire da solo eventuali talenti, ho deciso di fare piazza pulita, impostando però poi delle nuove impostazioni, delle nuove ricerche. Un nuovo attaccante, perché questa squadra ha bisogno di ringiovanire quel reparto e ha bisogno di un nuovo punto di riferimento, quindi un nuovo attaccante, e un giocatore dotato tecnicamente dove si va in Francia a cercare questa tipologia di calciatore. Suggestione di mercato: si sogna, si guarda in faccia la realtà, però vi presento la mia momentanea lista nel mercato, nella lista preferiti. Inoltre poi vi mostrerò anche delle impostazioni nella ricerca degli osservatori. Questi però non sono frutto dei risultati della ricerca, sono frutto della mia fantasia, delle mie perversioni. Un Bertolacci pronto a tornare a vestire la maglia della Sampdoria. È un ex Genoa. Ha detto in passato di essersi trovato molto meglio alla Sampdoria. È andato in Turchia, è stato allenato da Pirlo. Pirlo va alla Sampdoria, ragazzi, si può fare. Borini, giocatore pronto a tornare in Italia dopo una breve ma intensa esperienza in Turchia. E giocatore che anche nella realtà qualche mese fa è stato proprio accostato alla Sampdoria. Biraschi Ricci, mi sono scordato della questione dedicata ai prestiti, quindi non si possono fare momentaneamente. Si può invece fare Jalic, ve lo ricordate? In Italia ha vestito la maglia di Fiorentina, di Inter, Roma, Torino, insomma ne ha girate parecchie. 30 anni, non è da buttare via. Secondo me è quell'esperienza che veramente è di fondamentale importanza, soprattutto in Serie B. E poi una lunga lista di giocatori che prossima stagione, se dovessero rimanere in quelle squadre, vedranno la Serie C. Qui diciamo quelli che ho scelto, anche in base alle esigenze, dalle squadre che sono state retrocesse. Dal Brescia, Bertagnoli, Cistana, Mangraviti, Papetti, Van de Looy e Ayew. Del Benevento, fascia sinistra, Foulon, e per me questo sarebbe veramente un gran colpo. Brazão da eliminare perché è in prestito. E poi abbiamo Maestro, Rabbi, Varnier, che però anche lui è in prestito. Zanellato, questi giocatori dalla SPAL e sostanzialmente basta. Per ora questi sono i giocatori, verranno tutti? Assolutamente no. Alcuni di questi assolutamente sì, almeno un tentativo lo facciamo. Osservatori in giro per il mondo, in giro per l'Europa, con queste istruzioni: promettente, prima squadra, regista, da prima squadra centrocampista centrale, qualsiasi ruolo come mentalità difensiva, terzino destro e terzino sinistro. E poi vedremo cosa salterà fuori. Il budget di partenza era di 16 milioni, il budget attuale è di 11, il budget che vedremo tra poco sarà sicuramente molto di più, considerando tutte le cessioni che dobbiamo finalizzare. Un elemento, quello di Handel, che ancora non è esploso, che può farlo da protagonista in Serie B. Però magari, se posso chiedere magari qualcosina di più, anzi facciamo anche 600, 200.000 in più, che vabbè non fanno la differenza, però intanto. Beh, male non gli sta, Devo dire che male non gli sta la maglia della Samp a Borini. Mercato finito e cronologia trasferimenti in entrata e in uscita. Così vedete un po' tutte le operazioni. Lo scambio Vieira-Handel più 600.000, ne avevamo già parlato, l'avete già visto. Quello che non avete visto è la conferma all'arrivo di Bertolacci per 2 milioni di euro. Segue poi la cessione importantissima di Candreva per un 35enne 10 milioni 200.000 euro dal Levante. Fascia sinistra investimento per Foulon, 1.750.000 euro per il terzino belga. Over 68, nulla di eccezionale, però secondo me è ancora un'età dove può crescere, può migliorare e può rappresentare una interessante plusvalenza per le stagioni future. Tanti soldi, è vero, però come ho detto porta ad utilità, è esperto e può star bene ovunque. Borini, questa la scheda di Borini a 31 anni d'età.
Diciamo che, ripeto, preoccupa tanto quella valutazione, quel valore, quei soldi spesi, perché effettivamente per un solo giocatore sono tanti. Anche questi tanti, ma non potevo lasciarmelo scappare, perché può essere sia utilizzato da mediano, sia anche da centrocampista, Van de Looy. Ragazzi, non è sicuramente uno di quei centrocampisti agili che ti salta l'uomo, ma è un centrocampista dotato tecnicamente, con anche una discreta forza, giocatore di fondamentale importanza per gestire al meglio certe situazioni in un campionato non scontato, molto competitivo come quello della Serie B. E qui poi spazia la cessione, quella di De Paoli al Galatasaray, quella di Berezinski al Watford per 2 milioni e 100 mila euro, quella di Mourinho al Norimberga, Lagumina va al Darmstadt, Djuricic va al Burnley e Murru va al Genk. Concludiamo anche poi con Lloris, 4 milioni e 400 mila euro, soldi che entrano ed è rimasto un bel gruzzoletto, poi vedremo anche a gennaio cosa fare. Prestito, perché se ne parla anche nella realtà, nella Genova rossoblu, però un Miretti che potrebbe aumentare di molto il proprio minutaggio, rivestire poi un ruolo fondamentale, importante, in Serie B, nel centrocampo Doria, prestito secco dalla Juventus un anno. E giocatore che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente sarà il nostro miglior centrocampista in un reparto dove giocheremo a tre. Sempre a proposito di investimento, Christensen, il difensore centrale, giovanissimo, robusto, in un campionato dove secondo me la velocità non è tutto, soprattutto dietro, perché abbiamo a che fare con sì un campionato competitivo, ma il livello degli attaccanti, dei nostri avversari, non è esagerato. Quindi secondo me, anche se non abbiamo un difensore completo, comunque rapidissimo, la presenza di Christensen, la fisicità di Christensen, secondo me può tenere sicuramente a freno le diverse giocate, i tentativi offensivi da parte dei nostri avversari. Noiting ceduto a far compagnia al danese Gabbia dal Milan. Prestito anche qui secco, da valutare poi nel corso della stagione, magari un tentativo così di riscatto. Prestito invece con diritto di riscatto Zanotti dall'Inter. Non arriva con un overall eccezionale, ma arriva con una scheda di tutto rispetto, quella di un Zanotti che può essere, secondo me, coinvolto subito e vediamo. C'è questo diritto, c'è questa possibilità da valutare poi a metà stagione e decidere se riscattarlo oppure no. Chiudiamo con Saibari, marocchino ma nato in Spagna, quindi doppio passaporto, nessun problema dal punto di vista poi delle liste, delle registrazioni, perché in Serie B i giocatori extra UE non possono essere registrati. Ismaël Saibari occuperà la fascia destra nel ruolo di ala. Qui però vediamo, perché purtroppo sono rimasti dei giocatori che non sono riuscito a vendere, quindi speriamo che il giocatore possa avere tanti minuti, tante possibilità, tante chance. Nella realtà non ha avuto molto spazio in Eredivisie e quindi proprio per questo motivo ho deciso di prenderlo, di puntare su di lui, però speriamo anche che in questa simulazione lui possa giocare. Per quanto riguarda la primavera, poteva andare meglio, però abbiamo questo Noé Leon dalla Francia che potrebbe diventare un bel attaccante, molto giovane, 15 anni non li dimostra mai nella vita, ma chissà, in futuro potremo sicuramente vederlo coinvolto in prima squadra. E alla fine ecco a voi l'11 che secondo me, e vorrei vedere poi titolare, sempre utilizzato nel corso di questa stagione: Zanotti, Christensen, Gabbia, Augello con Foulon pronto a subentrare dalla panchina. Centrocampo a 3 con Handel sulla mediana, uno dei migliori prospetti secondo me di proprietà a Sampdoria. Bertolacci e Miretti, le due mezzali. E reparto offensivo formato da Saibari, Borini alle spalle di De Luca. De Luca, Quagliarella, Gabbiadini, probabilmente Gabbiadini alla fine andrà ad occupare quel ruolo, quella posizione. De Luca è una scommessa, un rischio, ma soprattutto non è arrivato l'attaccante. Ma possiamo essere sinceri, come ho detto, Gabbiadini, De Luca, Quagliarella, siamo coperti bene. C'è esperienza, c'è un giocatore giovane che non è eccezionale, probabilmente giocheranno gli altri due. Problema attaccante, torneremo a parlarne probabilmente nella prossima stagione, dove speriamo poi di commentare una Samp in Serie A e non nuovamente in Serie B. Tralasciando i dubbi del reparto offensivo, questo l'11 titolare. Vi convince? Deve convincervi, perché altrimenti qua non si va da nessuna parte. No, a parte questo, diciamo che è un po' il mio pensiero della Sampdoria, della stagione 23-24, della stagione in cui appunto purtroppo sarà Serie B, ma speriamo per solo un anno. Molto equilibrato nelle istruzioni di squadra, decisamente particolare nelle istruzioni dei singoli. Il terzino sinistro che partecipa all'attacco, il terzino destro che è un attacco equilibrato. Due DC che non partecipano alla manovra, che tendono a mantenere la posizione. Un Handel che porta equilibrio, stabilità e cerca di collegare i due reparti di centrocampo e attacco. Invertito il lavoro delle due mezzali. Attacco equilibrato, esattamente come Zanotti sulla fascia destra.
Mentre invece avanza Bertolacci. In questo caso si crea un equilibrio poi nella tattica, nel disegno, nel modo di lavorare una fase in possesso. Sulla sinistra si attacca di più col terzino, ma si rimane prudenti col centrocampista. Sulla destra l'opposto, il terzino prudente e il centrocampista che attacca. E viste le qualità, la scheda dei due giocatori, ci converrà fare uno scambio. Bertolacci sulla sinistra, Miretti spostato a destra. Un Borini che taglia, un Saibari che sta largo. Queste le istruzioni delle due ali. Un Saibari stile Caleon Napoli da trova spazi che si inserisce alle spalle e un centravanti che cerca di portare là davanti equilibrio totale, crea occasioni e concretizza, sperando appunto che possano arrivare tanti gol da Gabbiadini, Quagliarella e De Luca. C'è già stata una partita d'agosto, solamente una, ed è finita 1-1 con il Pisa, la nostra prima di campionato, ma c'era ancora il mercato di mezze, quindi non mi sono nemmeno soffermato troppo sulla partita. Adesso però ci salutiamo e ci vediamo a metà stagione. In questo momento sarebbe Serie A. Diciamo che metà stagione, più di metà stagione, siamo già alla 21esima giornata, considerando anche playoff, diciamo che la Serie B, a differenza della Serie A, finisce prima poi quella che è la regular season. Solamente però 3 punti di distacco dal Bari, è vero, abbiamo anche 0 punti dal Parma. Vorrei però fortemente evitare i playoff, molto rischiosi, non avrebbe senso, è molto pericoloso, anche se si partecipa a terzi con tutti i vantaggi di concludere il campionato al terzo posto, sempre meglio evitarli completamente. È rimasto Caputo. Mi ero scordato, effettivamente è rimasto anche Caputo, ma sono tutti attaccanti che Quagliarella, Gabbiadini, lo stesso Caputo, andranno poi via sicuramente la prossima stagione, a prescindere poi dal risultato finale. Ed è inevitabilmente il festival degli over che cala, meno 2 Caputo, Gabbiadini per fortuna non ha perso niente, Quagliarella già meno 3, il povero De Luca, una sola presenza, 0 gol e un più 1 di overall. Ma sono contento dell'utilizzo di Saibari, più 1 di overall, 3 gol, 2 assist, non male. Così come non male Borini, è stato un investimento importante ma ha portato tanti gol, diversi assist, 8 gol e 5 assist. Miretti fa quello che vuole in mezzo al campo, non avevamo dubbi. Bertolacci fa il suo e Van Deloy, zitto zitto, cresce ed è una super stagione la sua. Quello che mi stupisce negativo è Handel. Secondo me è uno dei migliori prospetti in mezzo al campo, ma un giocatore che non è mai stato praticamente utilizzato. Sono contento della difesa. Cresce Christensen, gioca Gabbia, ma problemi sulla fascia destra perché è stato richiamato Zanotti per scarso utilizzo. E allora a questo punto, visto che Zanotti c'era anche una possibilità di riscatto e visto che non abbiamo intenzione a questo punto di prenderlo, visto che non l'abbiamo praticamente mai visto, investimento su Kumbedi, giovane terzino francese, talento del Lione. Il Lione chiaramente ci fa un'importante plusvalenza. Kumbedi preso a gennaio anche in ottica Serie A, pensando alla classifica, un Kumbedi che vede questa Samp proiettata alla Serie A e quindi occasione per lui per non avere grossi problemi nell'inserirsi e pensare già, realisticamente parlando, a una Serie A da giocare la prossima stagione. E già che ci sono, il non più quindicenne Leon lo promuove in prima squadra. Sta per finire il campionato, signori, aprile, mese forse perfetto, vediamo adesso l'ultima col Modena, ma si conclude qui, sarà Serie A? Beh, credo di sì, non vediamo il calendario dei playoff, quindi a meno che non abbiamo fatto un disastro nei mesi precedenti, ma dovrebbe essere Serie A. È così, la Samp torna in Serie A vincendo addirittura il campionato, ma la dirigenza non sembra essere particolarmente soddisfatta. Vince il campionato, l'abbiamo centrato, qui probabilmente deve ancora passare un po' di tempo e poi si renderanno conto che abbiamo effettivamente vinto il campionato di Serie B. La grossa delusione è stato il percorso in Coppa Italia, ci siamo fermati praticamente subito perdendo dicembre contro la Salernitana. E quell'attacco d'esperienza ha portato alla fine i suoi frutti, uno dei migliori attacchi del campionato, anche se il miglior attacco, il miglior reparto offensivo lo offre il Parma con i suoi 64 gol. Sono contento? Sono contento. Miglior attaccante, miglior realizzatore, miglior bomber della Sampdoria, Borini, con i suoi 17 gol e ben 8 assist. Al secondo posto, Mister Sorriso, Manolo Gabbiadini. Al terzo posto, un altro nostro acquisto, Ismael Saibari. La classifica degli assist sostanzialmente non cambia, perché il primato se lo condividono Gabbiadini e Borini, poi Verre, Miretti, Augello e lo stesso Saibari. Possiamo pensare sicuramente al riscatto di Gabbia, è un giocatore che mi piacerebbe vederlo definitivamente alla Sampdoria. Van de Loy è la miglior sorpresa, credo, di questo campionato, di questa stagione, non mi aspettavo una crescita così rapida. Non è stata una brutta stagione per Falcone, non eccezionale, ma comunque ben 13 volte porta inviolata, diciamo che è un risultato comunque discreto. Impressionato anche dalla crescita di Foulon e impressionato anche dall'utilizzo, pensavo giocasse molto di meno. Ha giocato abbastanza ma non è cresciuto tantissimo Christensen. Attenzione perché un giocatore del genere in Serie A potrebbe andare un po' in difficoltà. Su Kumbedi diamogli tempo.
Overall 72, ma era già arrivato con un più uno di overall, se non ricordo male. 12 presenze. Vedremo poi, appunto, prossima stagione cosa succederà. Il grande fallimento Handel. E qui veramente non capisco. Non capisco proprio. Allora, ci sta, Vandeloy è stata la sorpresa di questo campionato della Sampdoria e ha letteralmente spodestato Handel. Un grosso peccato perché questa ragazza ha veramente un ottimo potenziale. E il fatto che non venga sfruttato è veramente un grosso problema e mi provoca veramente un gran dispiacere. Vedremo, perché mi sa che sarà uno di quei giocatori che potremmo vendere, dare in prestito, non lo so, perché non vorrei, diciamo, cederlo definitivamente. Può finire qui questa prima stagione dell'Operazione Rinascita con la Sampdoria di Andrea Pirlo. Alla fine abbiamo centrato immediatamente il ritorno in A, vincendo addirittura il campionato, e quindi nella prossima stagione Serie A, con ancora una mezza rivoluzione, perché là davanti bisogna fare il reparto offensivo. Dietro bisogna un attimino capire chi promuovere e bocciare, e in difesa, tra dubbi di giocatori in prestito da capire se riscattare o no, e giocatori che potrebbero non essere all'altezza del campionato. Insomma, tutto questo nel prossimo episodio. Come sempre, supportate il canale, supportate le serie in corso. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.